Caserta Vecchia merita le Dame del Regno perché diciamo che si abbina molto all'epoca borbonica, quindi diciamo che Caserta Vecchia, come tutti sanno, era la caserta, sì, era la vera medievale. Caserta medievale, quindi non meglio di farlo lì il concerto di Natale, quindi invito tutti a venire l'11 di dicembre alle 19.30. Senti Teresa, e questi due eventi nella Reggia come sono nati? Sinceramente, come diceva prima Vincenzo Mazzarella, ci hanno chiamato, ci hanno premiato, diciamo così, di questo evento, e ringraziandoci di fare altri due spettacoli. Sì. E ho voluto coinvolgere anche la banda Città di Caserta, di cui lavoro con loro da tanti anni, e quindi vorrei anzi invitarli. Il presidente della banda, i componenti della banda musicale Città di Caserta, Mimmo Denunzio. Poi abbiamo il primo clarinettista Angelo Abbondanza, e poi il fratello, insomma. Allora, una domanda anche per voi: cosa si prova a lavorare con Teresa Spano, l'ambasciatrice della musica lirica casertana? Io, come io ho detto, quando lei va fuori, vai e scassa. Noi ci aspettiamo tanta affluenza, noi ci aspettiamo un successo, che è diverso. L'affluenza molto spesso non è sinonimo di successo. Successo significa che le cose che abbiamo preparato siano apprezzate, questo ci aspettiamo. E poi ci aspettiamo che queste associazioni del territorio, questi attori che hanno fatto tanti sacrifici con noi, vengano ripagati da tutti gli sforzi che sono stati fatti. Io stasera mi sono commosso quando i ragazzi del liceo musicale di Capua si sono esibiti, mi sono commosso, e si è commosso anche il presidente stava quasi per cacciare la lacrima, e questo è un fatto che mi ripaga da tanti sacrifici che facciamo qua. Vuol dire che la gente c'è, le nostre eccellenze sul territorio ci sono, i ragazzi sono appassionati, la gente vuole vedere la Reggia di Caserta, il resto è contorno. La scelta degli artisti è partita da lei o da un comitato all'interno? No, la scelta degli artisti è partita dalla conoscenza del territorio. La maggior parte di questi artisti sono tutte associazioni che in genere hanno mandato richieste, si sono fatti vedere, si sono fatti conoscere, e poi abbiamo in un certo qual modo scelto, anche in base alla loro disponibilità, perché la maggior parte di queste persone si sono esibite gratuitamente, e noi adesso in questo preciso momento io ho chiamato per queste manifestazioni le persone, le associazioni che si sono sempre esibite gratuitamente, e abbiamo restituito un po' di soldi. Io voglio solo aggiungere questo: ha fatto più Felicori in un anno di attenzione e di lavoro serio che 30 anni di sfasci politici. Grazie. Ci abbiamo immaginato che dalle 4:30 di tutti i pomeriggi di qui all'Epifania con 3 euro si possa entrare negli appartamenti e godere di tutti questi spettacoli, quindi è un Natale di qualità e garantito. 2017, ma io mi auguro che si possa replicare il 2016, è stato un anno veramente formidabile. Chiuderemo il 2016 con un aumento di visitatori del 40%, che vuol dire in numeri assoluti 160.000 visitatori paganti in più, quindi mi auguro che tutti gli anni vadano così. Una cosa molto 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 particolare nell'ambito della mostra Terremotus, quindi non voglio svelare nulla perché sarà... Teniamo il segreto, ha detto anche il dottor Mazzarella, per cui suoneremo i quadri, quindi vediamo cosa verrà fuori da questa nuova esperienza alla Reggia, alla Reggia noi, di Caserta. Boom, boom, boom. In effetti siamo tutti e due in un periodo dove lui ha fatto un disco da poco, eppure io, il mio si chiama Progetto Rienzo, ho fatto partecipare 25 musicisti nazionale e internazionale per far gruppo. Io mi muovo nel sociale, come dice lui ci stanno dei giovani che hanno bisogno, io addirittura vado nei carceri con Mussida a portare la musica, facciamo ascolto libero della musica ai detenuti, ed è una cosa che mi dà molta soddisfazione usare la musica per il potere che ha, quello di far bene alla gente, e io suono per far del bene alla gente.